Ragazzi, mi raccomando, sfondate di commenti questo video di mi piace e iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, perché mancano pochi iscritti ai 40.000. Vorrei arrivarci entro magari il 15 di marzo, sarebbe figo, e nulla, dai, perché voglio proprio riascoltarla questa traccia qui. Quindi niente, andiamo con la intro e poi si parla, vai. Oh gente, bentornati nel canale qua. Oggi ragazzi siamo qui per ascoltare la nuova canzone di Madame, ovvero Voce. Allora, io la canzone l'ho già sentita perché ho visto l'esibizione a Sanremo, ok? L'esibizione l'ho già vista, l'ho vista insieme a Giulia. E ragazzi, su Instagram, seguitemi a proposito, insomma, ho detto un po' di cosette, quindi magari andate su Instagram a vedere quello che ho detto. Insomma, vabbè, avrei voluto fare una reaction live, però era troppo tardi, però vi dico solamente che ho pianto. Mi è scappata la lacrimuccia. Mi è scappata la lacrimuccia per tante cose. Chi mi segue da tempo sa quanto io sia affezionato, si può dire, a Madame, perché è di Vicenza, è mia concittadina. L'ho vista venire su praticamente a livello artistico da quando è uscita con gli Arcade fino ad adesso, ragazzi. Io l'ho vista, ora vi farò vedere qui a schermo il concerto al quale ho assistito nella mia scuola, e lei era lì che faceva un concertino in una scuola, e adesso è lì a Sanremo. Mica cazzi. E ragazzi, io adesso voglio andare a sentirmi la canzone qua su Spotify, caricata su Spotify, quindi il pacchetto quello bello confezionato, e poi magari alla fine parliamo un attimino al volo di quello che è la prima classifica. Ah, mamma mia ragazzi, che merda. Non tutto, per carità, però per stragrande maggioranza. In ogni caso, io vi ricordo che questa felpa qua, ragazzi, la trovate in descrizione, è davvero molto molto figa. Secondo me i ragazzi della PFYT sono davvero dei fenomeni, e al sold out arriverà una felpa speciale, ragazzuoli. Quindi affrettatevi, perché ne mancano anche poche, tra l'altro. Quindi ragazzi, andiamo a sentirci la nuova canzone di Madame, a risentirci la canzone di Madame, ovvero Voce. Vai. Premetto col dire che a me la canzone è piaciuta tantissimo in live. Ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, sono tra rossetto sopra il labbro superiore. Quanto mi piace questo flow. Che vibes, cazzo. Brividi. Mamma la prod. Mamma raga. Cristo. Mamma mia. Porco cazzo, ragazzi. Verso la fine si crea un qualcosa, mi tira su un magone, ragazzi, che vi giuro mi fa stare male. Ed è proprio fatalità, è la stessa parte di ieri sera. È la stessa parte che quando l'ho sentita sono scoppiato a piangere. L'ho trattenuta proprio con tutto me stesso, ma mi è uscita quella lacrimuccia bastarda, ragazzi, perché sto ascoltando una canzone che sta, cioè, com'è che posso spiegarvelo, cazzo, è difficile spiegare quello che sto provando, ed è un po' imbarazzante, ridicolo forse, però cazzo ragazzi, l'ho vista da quando non era nessuno. In qualche modo questa canzone mi trasmette le vibes di tutto il suo percorso, di una persona che da niente è diventata quello che è a questa età qua, una persona che io ho visto quando non era nessuno, perché quando è uscita la prima canzone non era nessuno, la conoscevano quattro gatti, e adesso è lì, ragazzi, vi giuro, mi trasmette delle vibes mostruose che sicuramente a tanti di voi non arrivano, ma a chi l'ha vista da zero, ragazzi, vi giuro, è un pugno sta roba qua, è clamorosa sta canzone qua. Poi ha un suono molto bello e particolare e nuovo, fresco.
pazzesco, che a Sanremo è un qualcosa di incredibile. Secondo me il testo è molto 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 bello, e lei in live secondo me è stata davvero forte, davvero davvero forte, molto più di tanti altri ragazzi. Io spero davvero che il voto della giuria demoscopica, come minchia si chiama, venga, non dico azzerato poi con i voti dei giornalisti e del pubblico, ma io spero che quel voto lì, quell'undicesima posizione, non vada ad intaccare quello che sarà l'eventuale risultato finale, perché sarebbe davvero un fastidio, ragazzi. Io più che altro, forse sarò anche di parte, per carità. Può essere, forse sono di parte, non voglio sicuramente metterlo in dubbio, però mi sembra che questa roba qui, cioè, mi sembra quasi di toccare l'oggettività, per quanto si possa parlare di oggettività nella musica. Una canzone così e un'esibizione come quella che ha fatto ieri Madame, una cosa così diversa, ragazzi, ma vogliamo davvero metterla in confronto al terzo posto di Fasma, dove ha fatto la solita canzone del cazzo per Sanremo con il ragazzo belloccio che la canta, canzone da radio per le solite bambine? Basta sta cosa, porco demonio. Perché in terza posizione? Perché? Per quale motivo? Una canzone cantata tutta quanta con quell'autotune di merda. Terza posizione, dà fastidio, e vedere poi Madame in undicesima. Rode tantissimo. Poi vabbè, questo è il mio pensiero e forse anche sbagliato, non lo so. Poi sta cosa però mi ha abbastanza infastidito. La classifica finale mi ha un po' infastidito, anche perché vedere i Coma Cose sopra Madame di una posizione, ma pur sempre sopra Madame, ragazzi, imbarazzante. Hanno fatto un'esibizione un po' di merda. Io ripeto, non sono un giudice, un critico, chissà cosa, però è quasi oggettiva la cosa. I Coma Cosa hanno fatto abbastanza schifo, e poi la solita canzoncina pure loro. Basta, Dio mio, vogliamo l'innovazione, ma poi facciamo arrivare sta roba undicesima su 13 e terzo facciamo arrivare quell'altro. O per carità, anche la solita Annalisa o Noemi, che fortissime quanto vuoi, assolutamente, ma cioè lì chi ha votato mi sembra che abbia votato solamente chi conosceva a questo punto, senza neanche sentire le prestazioni. Quello mi sembra un voto di parte. Poi magari sbaglio, questo è il mio pensiero da ragazzo di 20 anni che vede Sanremo. Poi ognuno la pensa come vuole, dei gusti. Poi tra l'altro, c'è chi non piace Madame, per carità, sacrosanto, però venirmi a dire che Fasma è stato meglio di Madame, insomma, mi sento di dissentire, insomma. Però vabbè, vedremo un po' come si evolverà la cosa e niente, Francesca, sappi che Vicenza è con te. Vicenza è con te, noi ci crediamo e speriamo che tu possa portare a casa ciò che ti spetta. Per quanto mi riguarda, io ci credo, ci spero e sono qua a tifare. E niente, io vorrei chiudere il video lasciandovi quei tre video, quelle tre storie che registrai 2 anni fa ormai, del suo concerto a scuola mia. Niente, vorrei farvelo sentire, ecco, vorrei rendervi partecipi di quello spezzone di quando Madame non era ancora nessuno. Veniva dal suo primo live, credo, per la Nike, quindi comunque stava già cominciando a crescere, ma era ancora poco conosciuta. Però ecco, niente, godetevi quelle le tre storie e nulla. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale che arriviamo ai 40k e nulla. Ci vediamo alla prossima con il video su Jake ed Amis con 17 Dark Edition e niente. Godetevi le storie. Ciao. Senza te non l'avrei scritto mai. Faccio un disco così lo saprai. Cosa hanno fatto di me questi guai? E senza te non mi lascerei mai tra le braccia di chi non vorrà. Il cuore a palla abbraccia il mio cuscino e lì ci sei. Certe sere in cui mi manca merda e siccalie, uscire con due calici e le ciccarie. C'è amore bibi, quanto bello però siccalie. Un po' ancora perché certe sere tu mi manchi perché sì che chi è, da un po' ancora che mi parli della